C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Avvocato Calvetti, siamo sempre da lei, nel suo studio, non abbiamo cambiato, approfittiamo del viaggio per sfruttarlo, la parcella rimane la stessa, voglio sperare. Sempre a forfè. Ecco, quindi io un caffè l'ho preso e toccherà pagarne qualcuno in più a lei. Lei mi ha detto, non riguarda il Veneto, ma riguarda comunque una problematica che tocca le banche, ormai sul web poi ci leggono tutti, quindi ci possono leggere tutti. Lei è stato a Ragusa perché lì sta per scoppiare probabilmente un altro problema analogo a quello delle banche venete, come sta per scoppiare anche a Bari, e fermiamoci qui, no? Banca Popolare di Ragusa, giusto, si chiama così, no? Banca Agricola Popolare di Ragusa. Ecco, anche lì lei ha incontrato dei soci, perché la situazione è quella che adesso ci racconta. Sì, la situazione è pari pari sovrapponibile a quella di Vicenza e di Veneto Banca. Sono stato chiamato per incontrare qualche centinaia di risparmiatori che volevano capire qual era stata l'esperienza veneta e in qualche modo comprendere se effettivamente anche la loro sorte sarà la stessa. Ovviamente io mi auguro il contrario di quello che ho dovuto per forza dire, perché non dire la verità sarebbe stato comunque un errore, perché gli avrebbe dato un'illusione che non c'è. Dall'altra però non posso che sperare di sbagliare in quella che è stata la mia interpretazione, verificando i bilanci e verificando l'atteggiamento e il comportamento complessivo della proprietà della banca. Anche loro si trovano ad un valore che qualche mese fa era di 117 euro, a oggi che è 82, quindi sembra perfettamente ripercorrere il 2014, sì. Se vi ricordate, sì. Con Vicenza che perdevano, che avevano tagliato il 30% del valore. Sì. Quello che c'è di inquietante è che la banca, in qualche modo i dirigenti della banca non rispondono ai quesiti, si sono trincerati dietro la BCE che gli avrebbe imposto di non utilizzare più il fondo per il riacquisto delle azioni, lasciando quindi in balia di loro stessi tutti i risparmiatori, sbigottiti perché non dimentichiamoci che fino all'anno scorso questa banca figurava tra le banche più importanti, con un rating più importante d'Italia, addirittura la qualificavano tra le popolari la terza in Italia, aveva un CET superiore di 10 punti rispetto al minimo previsto, quindi con una capacità inevitabile restitutoria del patrimonio agli azionisti in qualsiasi momento, cosa che oggi non avviene. Ci poniamo la domanda: c'è patrimonio? Non c'è patrimonio? Cosa possono fare in questo tempo? Il dottor Villarosa si è recato immediatamente a Ragusa per incontrare i risparmiatori e per cercare anche lì di stabilire una cabina di regia in modo tale da essere costantemente informato su quella che è la vicenda. Si è impegnato a dialogare con la proprietà della banca. Non dimentichiamoci che la banca naturalmente è una banca privata, è una banca popolare privata. Quindi appartiene a qualcuno, non è popolare? Appartiene esattamente a qualcuno. Come... Non è popolare nel senso vendere, non ha azioni distribuite? No. Come per Vicenza e Treviso il voto è capitario, quindi con la trincea dei dipendenti che formano quello sbarramento tipico che avveniva anche nelle banche nostre, durante le assemblee, quindi con i voti che erano voti ovviamente scontati e tutto. Quando lei dice parlava con la proprietà, quindi non c'è una proprietà, c'è una proprietà diffusa chiaramente. C'è una proprietà diffusa, però diciamo il CDA è quello che la rappresenta. Il CDA è quello che rappresenta ed è un CDA monolitico. Esattamente.
come a Monte Verona e come a Vicenza. Certo, abbiamo stimolato e intimato sia Banca d'Italia che il MEF a intervenire per verificare effettivamente qual è la situazione patrimoniale della banca, perché non vorremmo più ripercorrere la perdita di tempo delle due banche venete che hanno, come vi ricordate, nel frattempo, negli anni che andavano dal 2014 al 2016, hanno perso 3 miliardi e mezzo. La finanza si interviene subito, oppure un massacro. Per cui ecco che stiamo cercando di agire nel più breve tempo possibile proprio su queste vie. Naturalmente io avvierò anche le azioni giudiziarie. Certo che c'è da pensare che ancora una volta vigilanza e organi di controllo forse non sono al top nel loro compito. No, qui non solo non hanno vigilato, ma qui secondo me hanno anche ampliato quelle che erano le patrimonializzazioni della banca. Ce l'hanno resa molto più ricca di quella che era sulla carta, quando in realtà poi oggi, se non sono in grado di utilizzare il fondo per i risparmiatori, è evidente che la situazione era non come veniva raffigurata. La ringrazio ancora.